Occhio per occhio, brace per pace. Una fiaba scritta dalla classe prima A dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Montecalvo in Foglia. Coordinamento testo, professoressa Valeria Renda. Legge, Maurizia Gregori. C'era una volta, nell'alta valle del Metauro, un piccolo borgo chiamato Parchiule. Tra i suoi pochissimi abitanti viveva una famiglia che da generazioni esercitava il mestiere di carbonaio, la famiglia Santi. Non tutti però decisero di intraprendere questa professione. Infatti, solo il nonno e suo nipote Federico scelsero di cimentarsi in questo duro mestiere. Erano sempre in mezzo alla boscaglia, fra lecci, faggi, lembi di cerreta, carpineti, cedri, querceti e pini neri. Questi alberi crescevano rigogliosi grazie al clima temperato mediterraneo del luogo. Un pomeriggio, nei pressi del borgo più vicino a casa, Federico decise di incamminarsi per tagliare alcuni rami di pini neri per ammucchiarli, accendere un focolare e successivamente spargere sopra dell'acqua, ricavandone del carbone. Mentre il giovane spegneva il fuoco, gli arrivò sul viso una folata di vento gelido che sembrava quasi una litata fredda e puzzolente. Questa scatenò uno spargere di carbone appena spento e perciò ancora caldo, che gli arrivò negli occhi e gli provocò un bruciore immenso. Federico cercò subito aiuto e trovò lì vicino una sarta intenta a preparare un paio di calzini. Lei lo soccorse e lo portò dal suo vicino aspirante medico. L'uomo, in seguito alla visita, concluse che il piccolo Federico era diventato cieco e con tutti i farmaci del mondo, con tutte le preghiere fatte, non poteva guarire e riacquistare la vista. Il povero disperato, aiutato dalla sarta, andò dal falegname Rodolfo, il quale gli costruì un bastone con cui si poteva orientare. Grazie al suo bastone si incamminò lentamente, incontrando alcuni ostacoli qua e là, ma abbastanza sicuro del suo cammino perché quel luogo lo conosceva come le sue tasche. Stanco del suo vagabondare, Federico si sedette su un sasso e sentì provenire un profumino di pietanze deliziose e alcune voci divertite che parlavano e lodavano la locanda del boscaiolo. Si incamminò anche egli verso questa famosa e misteriosa locanda, dove pian piano arrivò. Giunto a destinazione, tastò un po' la porta in cerca della maniglia, la afferrò e con una spinta varcò il locale. Strisciando le mani al muro ruvido, arrivò al tavolo più vicino, spostò la sedia e si mise a sedere. Arrivò all'istante una signorina che gli chiese gentilmente, con un sorriso a 32 denti: «Buongiorno, signore, cosa desidera?» disse Federico. «Se vuole, le porto il menù», disse la signorina. Federico, rattristato perché non poteva né osservare né tantomeno leggere il menù, scelse il bianchello del Metauro e un piatto di tagliatelle al tartufo che sapeva essere specialità del luogo, sicuramente presenti anche in quella locanda. Udì delle voci fine e sottili, dei lievi sussurri provenienti dal boschetto. Grazie alla finestra aperta, sentì un gnomo anziano spiegare ad un giovane gnomo come vendicarsi dei carbonai disturbatori dei loro sonnellini. Il vecchio gnomo parlò di una leggera folata di vento e si raccomandò di utilizzare questa strategia quando il carbone era appena stato spento. Federico, ripensando al suo incidente, capì la causa di tutto e ricollegò il fiato freddo allo gnomo dispettoso. Si precipitò all'esterno, aiutato dal suo fedele bastone, cercando di raggiungere i rifugi degli gnomi che, nel frattempo, sentendo una presenza umana, erano fuggiti a rintanarsi. Seguendo la puzza del loro alito e i passi scricchiolanti nelle foglie, Federico trovò un gnomo dietro un albero che lo guidò al villaggio. Arrivato, chiamò a gran voce i piccoli sequestratori di vista.
Passarono pochi minuti e dalla casa più grande e colorata fra tutte uscì il capo. «Chi disturba il mio spuntino quotidiano?» «Siete voi i ladri dei miei occhi. Perché mi avete fatto questo?» «La verità è che tutti i carbonai più abili vengono qui a Borgo Pace a tagliare gli alberi. Li bruciate e il vostro fumo trasportato dal vento ci danneggia», risposero in coro gli ignomi. «Scusate, amici, se vi disturbiamo. Noi non sapevamo che voi vivevate qua, in mezzo al bosco, e comunque noi tagliamo solo i rami vecchi e poi seminiamo altri alberi. Però rimane il fatto che io sono ugualmente cieco per colpa del vostro fiato», rispose dispiaciuto Federico. Si avvicinò lo gnomo più intellettuale e sapiente. Controllando gli occhi di Federico, gli svelò l'esistenza di una pozione per riacquistare la vista. «C'è un modo per curarsi, ma devi aiutarmi a trovare gli ingredienti. Servirebbero, secondo il mio libro, il guado, la ghianda, un po' di brace, la corteccia di una quercia, aghi d'abete e della felce». Federico, in men che non si dica, si mise in marcia alla ricerca del guado. Nel suo cammino sentì abbaiare un cane che si trovava davanti alla staccionata della casa, dove lui sapeva esistere una piantagione di guado. Si scervellò alla ricerca di un piano per sbarazzarsi dell'animale. Gli venne un'idea. Con il suo bastone si recò alla macelleria più vicina, la macelleria di Pierantoni Roberto, e acquistò subito una salsiccia. Arrivato alla staccionata, lanciò la salsiccia più lontano possibile, in modo che il cane non tornasse subito. Per fortuna Federico conosceva bene quel luogo e scavalcò la staccionata senza problemi, arrivando al campo del guado. Ma come riuscire a trovare con esattezza, senza vista, il punto dove cresceva la pianta? Con l'olfatto. Infatti, la madre di Federico era molto appassionata del guado, tanto da averne un giardino intero. La sera, prima di andare a dormire, glielo metteva sotto il cuscino per garantire protezione al piccolo. In quel momento Federico sentì l'odore di sua madre, sfiorò delicatamente la pianta, tastò il lungo gambo e lo spezzò. Mise il fiore in tasca e lo portò al villaggio degli ignomi. Nel frattempo loro avevano mandato lo gnomo più rapido a prendere la ghianda e la corteccia della pianta, proprio perché il boschetto di querce era lontano dal villaggio degli ignomi. Dopo pochi minuti tornò con gli ingredienti che vennero consegnati, assieme al guado, allo gnomo cuoco. Iniziò la preparazione con fiore, frutto e corteccia, mettendoli nel mortaio e triturandoli con il pestello. Intanto spedirono lo gnomo giardiniere a raccogliere qualche felce. Infatti il villaggio si trovava proprio in mezzo a una distesa di queste piante. Tornato lo gnomo, si recò in cucina dal cuoco, pose sul piccolo piano da lavoro l'ingrediente, che venne sminuzzato e mescolato con gli altri. In seguito Santi si recò da un suo amico che sapeva essere nei paraggi. Il suo amico stava spegnendo il carbone. Se lo ricordava bene l'ultima volta che l'aveva fatto, l'ultimo attimo che aveva visto il mondo dopo la perdita della vista. Raccontò così la sua triste storia. L'amico, commosso, gli porse un tizzo di brace. Lui lo prese, ma prima di andarsene si rivolse al compagno. «Quando le prossime volte farai il carbone, ricordati di spegnerlo in modo che il vento non diriga il fumo verso le felci, mi raccomando». Detto questo, Federico si incamminò verso la staccionata, la riscavalcò e ritornò al villaggio. Mancavano solo gli aghi d'abete. Vicino alle casette degli ignomi si trovava anche qualche abetaia, dove Santi e lo gnomo giardiniere si indirizzarono. Tornarono senza problemi dalla boscaglia. Anche l'ultimo ingrediente venne aggiunto alla poltiglia. Lo gnomo cuoco mescolò il tutto con il suo cucchiaio di legno ed ora l'intruglio era pronto da deglutire.
Dinanzi agli occhi di tutti, Federico beve la pozione preparata con pace e brace da uomo e gnomi. Con un sorso, Federico riacquistò la sua cara e amata vista. Il carbonaio promise agli gnomi di non disturbarli più e decise di non svelare la posizione della loro dimora per proteggerli, e visse per sempre felice e contento, continuando a fare il carbonaio.